Che? È troppo! Buonasera, buonasera a tutti amici diabloici. Rieccoci qua a parlare di Diablo. Allora, una grandissima rottura di balle adesso del gioco è sicuramente farmare tutte le varie bounty sparse qua e là. Buono il bounty. No, sta buono. No, non fa pubblicità. No, per dire. No, se vogliono la pubblicità ci pagano le gambagaroni. Allora, un secondo che cambio la difficoltà perché voglio essere un pochino più lesto, ok. Ma di cosa parliamo oggi, Ciappo? Parliamo di come farmare agilmente. Allora, come sapete bene ci sono 6 PG all'interno di questo gioco. Cosa vuol dire PG? Personaggi all'interno di questo gioco. E ognuno di loro ha delle doti particolari. Ce ne sono alcuni che si prestano meglio, a mio avviso, rispetto ad altri, mentre muoio. Quindi secondo te alcuni sono super dotati? Non sto dicendo questo. Hai fatto di doti. Sto dicendo che ci sono personaggi più adatti in determinate situazioni. Nella fattispecie, attualmente, per farmare i vari oggettini che ci servono per andare poi al craft del cubo di culle, che in realtà è il cubo di Canaima, mi piace chiamarlo cubo di culle, ok? Per fare questo, ovvero i vari, che tra l'altro non ho, vi faccio vedere, quelli qua, ovvero la runa del Canduras, la blanola del Caldeum, eccetera, eccetera, ci sono personaggi che si prestano meglio di altri. Nella fattispecie, a mio avviso, il migliore al momento è lo sciamano. E te mi dici, Ciappo, ma come lo sciamano? Lo sciamano... Ma che cazzo dici, Ciappo? È uno dei pochi che non ha nessuna mossa di teletrasporto, in realtà. Cioè, non è che scavalca i muri, lo sciamano. Come, ad esempio, invece può fare il monaco, può fare il mago, anche il crociato, se utilizza la nuvoletta del cazzo, ok? C'è anche il papen... Ma c'è una mossa dello sciamano che lo rivaluta completamente dal punto di vista della mobilità, che è il malocchio. Uppila. Eccoci qua, ragazzi. Vedete, siamo un pollo. E andiamo ad una velocità così elevata che se dei nemici provano a fermarci, noi li capottiamo, molto semplicemente. Ma quanto dura quel polletto lì? Dura 15 secondi. Tantissimo. Ed è già pronto per ripartire, vedete? Ah, lo puoi spammare? Lo puoi spammare. Spammare a naso, non puoi castare niente perché appena provi a castare qualcosa esplode, ok? Perché la mossa in realtà sarebbe questa. Divento un pollo, poi esplodo. Con questa fantastica accoppiata, ovvero il coltello trinciante di Manajuma e la difesa cruenta di Manajuma, che è un pollo tra l'altro, anche la difesa, si attiva questo bonus fantastico dei malocchio, che intanto aumenta l'esplosione del 400% e i nemici scatenano un'altra esplosione, i nemici uccisi, ma soprattutto Pollo Furente. Che è la runa, dura 15 secondi e la velocità di movimento del pollo aumenta di un ulteriore 100%, perché già di base lo sciamano si forma in un pollo che può esplodere. Fatemi vedere se è scritto anche la velocità, ecco. 50 all'ora, ha scritto Leonardo. Non credo. Comunque, aumenta la velocità a bestia. Quindi è chiaro che se io devo andare a fare una qualsiasi bounty sparsa, come può essere... Vabbè, ora il bonus è qua, cuore della marca. No, non è cuore della marca. Sì, è cuore della marca. Qua, cuore della marca. Scusate. Qua, a cuore della marca. Andiamo nei bassi fondi, ok? Ma sì, perché no? Andiamoci. Io devo andare dove mi indica la freccia, lo sapete benissimo. Perché andarci così? Serviva quella la freccia. No, perché andarci così quando, vedete, sfondo anche tutto quello che mi capita davanti? Matto così. Hai tra l'altro ho saltato, sì, ma del sangue tra l'altro. Porco cane, aspettate. Ok, perché ora, vabbè ragazzi, ora per far prima sono a tormento. Tormento 2. Basso. Anche perché non ho una build. Questa è la build che ho. Ecco, ho fatto malissimo a passare di qua. Sì. Al momento non ho una build idonea per farmare tormenti al di sopra dell'8 con questa build. Perché ora, per rendermi più agevole il passaggio in mezzo alla gente, vi faccio vedere, utilizzo una build che si basa molto sull'evocazione di cani e feticci. Per un motivo logico, perché quando io magari mi ritrovo durante il momento di farm in una situazione in cui devo avere un tempo di casting, come per esempio quando devo liberare la gente, avete presente le missioni quelle lì che sono fastidiosissime, c'è un punto tu devi trovare queste tipo 5 persone da liberare e c'è il tempo che le liberi e la gente che arriva da ogni dove a pistarti, ecco,
praticamente, molto semplicemente, se hai, se sei circondato dai tuoi omini che ti danno una mano, ti parano i colpi. Una laggata, tanto. Vabbè, è uguale. Fanno in modo di parare i colpi che ti arrivano, di difenderti e di darti modo di castare anche senza che tu abbia fatto terra bruciata. Questo rende molto veloce questa build, ok? In realtà al momento se ne usa un'altra che è molto più forte di questa dal punto di vista del DPS, e quindi se volete farmare non i vari oggettini per il craft ma i vari varchi maggiori, dovete utilizzare quella, perché questa qui ormai è passata di moda. Diciamo che questa build non è divertente, serve solo per farmare il più rapidamente possibile. Esatto, no, è molto divertente, io adoro, capito, perché diventi un pollo, ma non stai giocando in pratica, cioè, sì, questa è solo per farmare il più velocemente possibile. Ma se spunta un bego dal terreno si ferma a mangiarlo? No, non credo, anche perché forse qua, no, qua non ne sputano, ci sono anche luoghi dove sputano dei beghi, ma sono di dimensioni leggermente improponibili. Il pollo, ecco, furente. Per esempio, ora voglio tornarmene a casa, ok? Qua c'è gente che mi viene addosso, i vari topi, ma cosa me ne frega a me? Ho i miei amici che mi difendono e quindi me ne torno a casa tranquillamente senza rotture di balle. Amici, sono schiavi. No, non sono schiavi, oddio, sono zombie. Vabbè. Facciamo finta che sia tutto nella norma. Quindi che cosa utilizzo? Utilizzo i Piranha con ondata perché ho... Ora vi faccio vedere. Praticamente quando si colpisce... Non so, non riesco più a parlare, ragazzi. Quando si colpisce un nemico con un'abilità che consuma mana, automaticamente ti evoca un feticcio. Quindi io utilizzo questa mossa che colpisce una marea di gente e saltano fuori più feticci. Allo stesso modo, ho avuto un lag in feticci. Allo stesso modo, allo stesso modo, sì. Siccome voglio sfruttare i feticci, bestia, uso carne vile. Questo è il tarocco del carnevale. Sì, è un taroccone. Che, è una, che tra l'altro è una maschera. Quindi è una maschera, vedi che è un tarocco. Una maschera di carne vile, sì. Che cosa fa? Fa sparare anche i feticci. Il mio schifo verde. Ok, ora non ho feticci attualmente. Se ci fosse li vedesse sparare insieme a me roba verde. Secondo me quando usi carne vile devi parlare tutto con la E. Deve perlere tutte dovrebbe essere cernevele. Cernevele, quindi no. Comunque, andiamo avanti. Utilizzo l'amuleto del fuoco infernale, ma non sto qua tanto su questa build perché fa abbastanza cagare, non vi dico cosa. Utilizzo l'Augild per darmi un pochino il più di resistenza. Utilizzo lo Zunimasa perché in questo modo mi diminuisce i danni e l'armata di feticci si riduce di tempo di recupero. No, assolutamente inutile perché attualmente, ecco. No, però riduce del 2% i danni subiti dallo sciamano e dalle creature evocate per ogni feticcio in vita. Quindi più feticci avete, meno danni. Mi fa piacere, meno danni subite. Che li feticci come se piovessero. Poi per il resto, poi ovviamente non posso non mettere il tutore che aumenta i danni di seguaci e creature evocate di tot percentuale. Se prendi una storta col tutore sei più tranquillo. Esatto. Ma soprattutto, ragazzi, è fondamentale questo. È fondamentale il coltello trinciante di Managiuma e la difesa cruenta di Managiuma, perché in questo modo diventate pollo. Magari non con quel DPS lì, non con questo DPS qui che fa veramente pena. Ma infatti questa qui è una build che io vi sto facendo vedere. Ora non sto curando lo sciamano, sto curando il mago. E ve la fate vedere soltanto perché quando devo farmare, assolutamente, soprattutto perché spesso e volentieri cosa succede? Entri dentro e la gente non farma. Cioè la gente sta ferma in un angolo e te sei l'unico pirla che se ne va in giro a far roba. Allora quando sono con amici o al limite quando sono da solo, magari farmiamo a tormenti un pochino più bassi, non al 10, però quantomeno farmiamo subito, ok? Poi è chiaro che a seconda di quello che dovete fare è meglio farmare a tormento 10 e avere un botto in più di reagenti che non una farm a tormento 2 che te ne dà 6. Però è chiaro che se io devo semplicemente farlo perché devo mettere roba dentro il cubo e mi basta un reagente alla volta, io già con 6 reagenti ho liberato un sacco di spazio nel forziere e sto bene con me stesso, sono in pace. È veloce a metterlo nel cubo, in pratica. Ok, è veloce da mettere nel cubo. Quindi, ragazzi, che dire, per il pollo, che tra l'altro non si capisce per quale motivo, se io corro come un dannato anche i miei cani e il mio seguace diventa Usain Bolt all'improvviso. Comunque, da questo pollo esplosivo furente è tutto, mettete tiri al mi spara cazzate.
Questa è la build per farmare veloci. Se vi è piaciuto questo video, un bel mi piace. Se non vi è piaciuto, un bel mi piace lo stesso. Insultatemi qua sotto come potete. Se avete qualcosa da aggiungere, aggiungetelo molto volentieri. La Kenny Chapo è tutto. Ci vediamo con il prossimo video su Diablo. Ciao ragazzi.